Se volete fare facilmente cassa con le scommesse sportive, Maestro 2.0 è quello che fa per voi. Vi ricordo che il gioco è vietato ai minorenni e che dovete giocare senza esagerare. Link in descrizione. Non mi metto manco la maglietta perché mi sto a sfiatare de caldo. Mi sono appena fatto la doccia e non voglio sudare per te, caro Cassano, perché non ne vale la pena. Ciao! Bella a tutti dal Gabone, siamo tornati con questo nuovo video perché qualche ora fa è uscita la notizia su Sky, direttamente da Sky, in cui si diceva che Antonio Cassano avrebbe lasciato il Verona e avrebbe abbandonato il calcio giocato. Ho aspettato a fare il video perché io c'avevo un presentimento, siccome si parlava di conferenza stampa alle 16, l'ho guardata tra virgolette, ho seguito la live, quella in diretta di Sky, e Cassano ha tra virgolette smentito se stesso, ha dichiarato... Statevi bene a sentire. No, cominciamo dal direttore sportivo del Verona. C'è stato un momento di confronto questa mattina, ne abbiamo parlato, ha fatto le sue valutazioni e ha voglia di continuare questa sfida, quindi ci ha ripensato totalmente. È un percorso lungo quello che dovrà affrontare il Verona e sono contento che Antonio sarà qui con noi a percorrerlo. Cassano ha avuto il coraggio di rivedere una decisione che aveva preso di impulso, spiega il nuovo DS del Verona, Fusco. La decisione di pancia che avevo preso era una cazzata clamorosa, come tante che ho fatto, scherza ora Cassano. Io non ci scherzerei tanto, caro mio Cassano, perché stavi a fare una figura di merda di quelle siderali. Ha poi continuato. Se i tifosi si sono sentiti offesi, gli chiedo scusa, ma non sarei andato in nessun altro club. È appena arrivato un aggiornamento. Sulle ragioni che sembravano essere dietro alla decisione di lasciare, ossia la famiglia, Cassano spiega: la società al primo dubbio ha fatto venire la mia famiglia, moglie e figli sono la mia forza. Allora, visto che non ci stanno altri aggiornamenti, ma penso ci sia poco da aggiungere, ha smentito clamorosamente. Caro Antonio Cassano, tu sei un grandissimo calciatore, io l'ho sempre detto. L'altro giorno ci ho fatto proprio un video su Dedè, sul Verona, su come sarà il Verona appunto con Cassano, Pazzini e Cerci. Ma come uomo te riveli quello che purtroppo sei sempre stato. Sei una persona che non si riesce a prendere sul serio e che non riesce, secondo me, a prendersi le sue responsabilità. Fossi stato una persona più responsabile fuori dal campo, secondo me staremmo a parlare di uno dei primi 5 o forse 3 giocatori al mondo. Ripeto, secondo me sei il calciatore italiano col talento più grosso che tu abbia mai sprecato. Ma detto questo, mannaggia la miseria, perché hai cambiato idea? Perché si è alzato un polverone che tu manco te lo immaginavi. La gente ti ha cominciato a insultare e ha detto, visto che erano già usciti i motivi che riguardavano la famiglia, che volevi star vicino alla famiglia, ma non ce potevi pensare prima di firmare col Verona? Possibile che dopo 8 giorni che tu hai firmato col Verona ti ricordi che la famiglia sta lontana chilometri e chilometri da te? E qua arriva la cazzata, perché tu ovviamente che cosa dicevi a riguardo? Non potevi di niente, quindi ti sei sentito costretto a cambiare versione dei fatti e quindi a continuare questa tua avventura col Verona. Ma te lo ripeto, caro ragazzo mio, la parola che uno dà è sinonimo di affidabilità. Se tu cominci a ripensarci, cioè, ma guarda, mo che ci sto a ripensare, ma qua, guarda, tra Donnarumma che ci ripensa, Manolassa che ci ripensa, tu che ci ripensi, ormai il calcio è diventato un ripensamento di quelli esagerati. Non ci hai assolutamente fatto una bella figura, questo è quanto io ti dico. Spero che ti farai perdonare sul campo, ma di questo ne so sicuro, perché comunque la qualità del giocatore, te lo dico io, tu sei un grandissimo giocatore, secondo me farai grandi cose al Verona. Quindi in parte sono contento che ci hai ripensato, ma sono sicuro che sto ripensamento è dovuto al fatto che stavi a scatenare un grandissimo polverone. Nessuno avesse detto niente, tu sicuramente non saresti più rimasto al Verona. Ragazzi, voglio sapere da voi che cosa ne pensate nei commenti di questa situazione, che cosa potrebbe fare Cassano al Verona, visto che ha deciso che rimane. Ve lascio in alto a destra, dove sta a destra, vabbè, ve lascio in alto a destra, cliccate sulla i, un sondaggio in cui vi dirò: secondo voi Cassano sarà determinante per il Verona della prossima stagione? Sì o no? Votate, fatemi sapere anche nei commenti che cosa ne pensate di questo ripensamento, ma soprattutto di Cassano come calciatore e di tutti i colpi di coda, i tanti colpi di coda che purtroppo ci ha avuto, visto che ha dichiarato in un libro addirittura che ci ha avuto più di 800 donne. Mi sa che Afrin gli ha dato veramente in testa. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando ragazzi, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Se volete un nuovo video questa sera lo posso fare, ma voglio almeno 2000 mi piace su questo video. Ci vediamo più tardi con un nuovo video. Ammazza che cazzate che sto a sparare pure io, comunque sia, sono una cosa di quelle esagerate. Ragazzi, bella a tutti, che mi si è pure offuscata la telecamera.